Cavalli agli ordini dello starter, partiti. Oggi è una giornata carica di eventi del mondo dell'ippica, equestre in Sardegna, Tancareggia, Arborea, Oristano, ma noi siamo comunque fedeli a Chilivani, all'ippodromo di Chilivani, con la giornata di chiusura con dei premi davvero importanti. Sì, e oggi con i tre gran premi, uno è la 24esima edizione dell'Omnium dell'Anglo-Arabo per i 4, 5 e 6 anni, poi ci sarà il Criterium dove verrà ricordata anche la figura di Stefano Kerk, il giovane fantino che purtroppo è prematuramente scomparso in un incidente in corsa in Australia, e poi ci sarà il Gran Premio Sardo che è riservato agli anglo-arabi di 3 anni e stavolta è praticamente la stessa cosa del derby ma con i cavalli a fondo inglese, perché il derby si disputa con i cavalli a fondo arabo e stavolta i fondo inglese, che hanno riempito tra l'altro tutte le gabbie perché saranno 16 i partenti. Ok, allora vediamo corsa per corsa quello che secondo la tua esperienza possono essere i favoriti. Allora, partenza soft, saranno impegnati i gentleman, quindi i fantini dilettanti, dove Estoril secondo me parte coi favori del pronostico. Il numero uno dello schieramento avrà Marco Gaia Sinsella, che è il vincitore attualmente in testa alle classifiche dei vincitori della categoria in Sardegna. Poi mi piace molto Matador, il numero 3, Chase Breaker che la settimana scorsa ha vinto e non si sa quanto ancora avesse da spendere, e poi potrebbe anche correre bene Never End Story. Questi secondo me sono i maggiori indiziati alla vittoria della prima, alla corsa di apertura. Poi si passa alla seconda, Premio Giovannino e Antonio Peralta sui 1200 metri, puro sangue inglese. Sopra Brenta cercherà il Tris dopo aver vinto alle ultime due uscite. Barno è un altro specialista della distanza e rientra in Sardegna a Goreai dopo le trasferte romane e napoletane, e poi un altro specialista, Night Fox, Pat dell'Alguer, che è la scuderia San Giuliano e la scuderia più in forma, così come il suo allenatore Leonardo Chessa, e poi chance anche per Nora, che è anche lei al debutto sulla pista chilivanese, e Robiate può lottare per un piazzamento. Poi passiamo alla terza, dove sono in pista per l'Omnium dell'Anglo-Arabo, questa dotata di 16.500 euro, sarà probabilmente la lotta di sempre, cioè tra Caracas Girl, Carmelino, Eroe de Bonorva, che alle ultime uscite non è piaciuto tanto, Dracaris ha corso bene per tutta l'estate, e El Matador, che a Sassari ha fatto una gran sorpresa dimostrando di essere un cavallo che col passaggio di età ha migliorato anche il suo passo, quindi potrebbe essere uno dei possibili protagonisti. Per quanto riguarda poi il Criterium, dove verrà ricordato appunto il caro Stefanino, come tutti lo conoscevano, anche qua diciamo che la prima nomination spetta alla scuderia San Giuliano, che schiera Giovetta dell'Alghero il numero 4, Sabina dell'Alghero il numero 8, che quindi corrono in rapporto di scuderia. Poi c'è una bella schiera di partenti da parte di Antonio Cottu, che schiera Heart of America, che se ripetesse la corsa primaverile potrebbe contare parecchio. Schiera poi Kraken Gold con Ivan Herreras, Oliver Spirit, Sadu Toresa, che negli incroci degli scontri diretti e indiretti sono tutti in grado di poter giocarsi le proprie chance. Vicky Roman ha solo una corsa al suo attivo, finendo seconda dietro a Sabina dell'Alguer, e i due sono attesi adesso alla riconferma in una corsa che è sicuramente per i puledri di 2 anni la più importante dell'annata. Poi, per quanto riguarda il Gran Premio Sardo, che è giunto alla 67esima edizione, abbiamo l'eroina dell'anno, che è Flavia, che ha perso male a Firenze il derby italiano l'ultima volta, ma c'è andata da imbattuta e tuttora in Sardegna si ripresenta da imbattuta, quindi rimane secondo me la favorita numero uno per questa 67esima edizione del Gran Premio Sardo. Arriva come al solito nei Gran Premi anche la scuderia del signor Massimiliano Narduzzi, quindi scuderia Clodia, che schiera il numero 1 Boato Romano e il numero 16 Minerva da Clodia, già battuti da Flavia, ma comunque anche loro con chance. E per quanto riguarda gli altri nostri, mi piace Fantastic Day, il numero 5 dello schieramento,
Mi piace poi Full Power, che ha solo una corsa all'attivo, ma ha fatto una gran corsa dimostrando di avere ancora più metri nelle gambe, e quindi 2004 potrebbe essere la sorpresa della giornata. Bene anche Fruit of Love, e poi ce n'è un'altra che vorrei citare perché mi piace a livello personale, il numero 9 Ferrovia, e mi piace parecchio. Si va in chiusura di giornata col Memorial Luigi Zappareddu, 2300 metri, è una reclamare dove secondo me non si può prescindere dal numero 2 Katak e dal numero 3 Land of Giant, che si fanno preferire a Scatola Chiusa e a Universo Marmo. Questo chiuderà la giornata e l'annata, e quindi poi il circo si trasferirà a Sassari già dal 2 ottobre. Sì, noi ne approfittiamo, Autore, intanto per ringraziarti, perché si conclude per questa annata anche per noi l'esperienza Chilivani, 25esimo anno di esperienza, ma tu c'eri anche da prima di 25 anni. Sì, quest'anno io sono al 32esimo anno di cronache, ma sono partito da ragazzo del totalizzatore, poi ho fatto l'allievo funzionario, insomma ho toccato un po' tutti i settori che interessano l'organizzazione di una stagione di corsi al galoppo, addirittura alla contabilità, perché davo una mano alla buonanima di mio cugino all'istituto di incremento ippico quando c'erano da stilare i 770 tutti gli anni, che c'era da perderci il cervello. Quindi ho vissuto praticamente e toccato con mano un sacco di settori inerenti al galoppo in Sardegna. Bene, e noi auguriamoci di ritrovarci qua ancora con Chilivani vincitori, corse e vincitori, con l'edizione del 2025. Quindi in bocca al lupo a tutti. Grazie, lo auguro anche a tutti i telespettatori e a tutti noi di esserci e poter raccontare ancora tante di queste belle giornate. Cavalli agli ordini dello starter. Partiti, prima corsa, premio Antonio Sanna sui 1800 metri per Puro Sangue inglese, Gentleman. Allo steccato Chains Breaker con al suo esterno Never Ending Story, tende a portarsi al comando New Bridge Sweetie, che affronta la prima curva in testa con all'interno Never Ending Story. Chainsbreaker, la giubba arancione di Matador, One Smart Cookie, il grigio Caracchi e Sturil. Ai 1000 metri conclusivi, allo steccato Never Ending Story con al suo esterno Matador, New Bridge City, Matador, Chainsbreaker, Caracchi, Chainsbreaker e Sturil. In quest'ordine i cavalli ad affrontare la piegata conclusiva con Never Ending Story, all'esterno del quale rimane New Bridge Sweetie, Matador, Chainsbreaker e Sturil, One Smart Cookie, Caracchi. Cavalli che si presentano in retta, dove un leggero break per Matador, Matador staffato che rimane comunque al comando, Matador all'esterno prova e Sturil, Sturil insieme a New Bridge Sweetie, a Chainsbreaker, Chainsbreaker che passa su Sturil, Chainsbreaker e Sturil, One Smart Cookie e Matador staffato che conclude in quarta posizione. Quindi dopo la affermazione della settimana scorsa, Chainsbreaker con Daniele Zucca per la stessa connection al training del signor Giovanni Moro per i colori del signor Bastianino Secchi a griffare questa prima corsa dall'ippodromo Don Meloni di Chilivani, griffando il premio Antonio Sanna.
Daniele Zucca doppio con Chance Breaker, che replica il successo dell'altro giorno, che aveva ben impressionato oggi su quello stand lì, insomma si è ripetuto alla grande. Sì, si è ripetuto, anche stavolta avevamo il peso giusto, è venuta una corsa praticamente uguale, con un po' più di qualità devo dire, quindi un po' avevo il dubbio che potesse fare questi metri in più con categoria migliore, però invece il cavallo, una volta che lo fai galoppare, fa quella progressione, ci caso praticamente lo conosco e va bene. Sì, sempre la solita tattica, a tiro dei primi per poi sprintare in retta, lo fa sempre bene. Sì, lo fa sempre bene, ho trovato un intoppo, sono riuscito a trovare, ho cercato un varco, non l'ho trovato, ho aspettato che si liberasse una corsia all'esterno e si è voluto a braccia in fondo, però davvero bravo, complimenti a Natura De Dola, a tutto il team che lo preparano, a Bastianino per la rinnovata fiducia. Dedico questa vittoria a mio padre, che è vivo, che però è uno, il mio primo tifoso. Okay. E quindi molti lo dicono che non sono più, sì. Quindi mio padre, che ci crede sempre, dice che avevo un talento in famiglia che nessuno aveva, ma io dico che sono scarso, quindi non ce l'ho ancora, però mio padre è il primo dei miei fans. Complimenti, hai fatto bene, bisogna ricordare anche quando sei sulla terra. Bravo Daniele. Grazie a te Bruno. Grazie a voi. Dalla famiglia Sanna, proprietario del cavallo vincitore Bastianino Secchi. Premio Don Piero Marco Sanna. Targa offerta al cavaliere del cavallo vincitore Daniele Zucca dalla famiglia Secchi, premio Don Piero Marco Sanna. Leonardo Chessa per il successo di Pat dell'Alger, era insomma l'italiana della San Giuliano che correva in un premio remunerativo, penso anche una corsa mirata per portarla. Sì, sì, dai, ci credevamo e è andata bene, dai, poi l'ha montata anche abbastanza bene, un po' al risparmio, perché fa qualche metro in più e è uscita fuori gli ultimi metri, dai. Vedi, lei è rientrata bene nella corsa vinta da Denaga dell'Alghero, oggi vince subito, dai, dopo quel quarto posto, una cavalla interessante che può crescere. Sai, i figli di Memas c'è sempre un po' da aspettarci, sempre qualcosa di buono, sono tutti un po' andati bene, dai. Complimenti per questa vittoria, Leonardo, in bocca al lupo. Grazie. Bastianino Secchi, a distanza di 7 giorni ci ritroviamo per celebrare un altro successo, il Chase Breaker, un cavallo che sta diventando interessante, okay, ha vinto negli amatori ma ora può affrontare anche la categoria dei fantini. Beh, adesso vediamo un po' come si comporta nelle prossime, adesso ci fermiamo un pochettino che ha bisogno anche di riposare lui, dopo la doppietta che c'è stata, e quindi un po' di riposo gli fa bene, meritato. Dai, meritato, sì 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 sì. Senti, può essere un obiettivo a questo punto della stagione di Nino Costa? Bah, nel Nino Costa è un po' più, c'è più distanza, quindi non credo che ci sta lì, nei 2000 metri. Accorciare. Accorciare, sì, sì, sì. Vediamo, dai, vediamo come si presenta nelle prossime settimane. Perché ora rimane Sassari, quindi per quello il Nino Costa è la corsa più importante. Sì, sì, solo Sassari, sì, sì, sì. Rimane Sassari. Poi vediamo se c'è nuovamente Chirifani e vediamo un pochettino. Complimenti a Bastianino Kerchi per la doppia vittoria con Chance Breaker, una new entry subito prolifica in questa parte di stagione. Bravo, in bocca al lupo. Grazie, grazie ancora. Cavalli agli ordini dello starter. Partiti, seconda corsa, premio giovanile Antonio Peralta sui 1200 metri per Puro Sangue inglese di 3 anni. Nora a prendere il comando delle operazioni alla sgabbiata precedendo Tosca Galaxy che al suo esterno Barno, Barno che risale in seconda posizione, Tosca Galaxy, Night Fox, Goreai, Soprambrenta. Cavalli che iniziano la piegata che immette in retta con Nora al comando davanti a Barno, Night Fox, Tosca Galaxy, Soprambrenta, Pegaso Love. Cavalli che stanno per fare l'ingresso in retta con Nora arroccata allo steccato nei confronti di Barno, Night Fox, Soprambrenta, Pat dell'Alger. Barno che attacca all'esterno mentre scappa via Nora,
risponde agli attacchi di Barno, sopra Ambrenta passa anche Pat Delalger, battute conclusive con Nora che viene attaccata all'esterno da Pat Delalger, i due terminano vicinissimi, quindi la progressione esterna di Pat Delalger con Nora all'interno, mentre rimangono in quota anche Barno e sopra Ambrenta. Ma rimane allo steccato Nora, mentre vediamo nelle battute conclusive Pat Delalger che arriva sul battistrada, i due terminano con tempi di galoppo praticamente uguali, quindi il giudice d'arrivo ricorre alla fotografia per il primo e secondo e terzo e quarto. Davide Cirocca, per il successo di Pat Delalger, all'ultimo tuffo riesce a portarla a casa. È andata bene, dai, stretta stretta, adesso è uscita la foto e abbiamo vinto. Ti ha premiato? Sì, sì. Senti, Pat è una cavalla, Maria, aveva vinto su distanze maggiori, quindi un po' in difficoltà all'inizio, però dopo l'hai messa sulle gambe, ha proposto una retta davvero impressionante, perché Nora era fuggita via. Sì, sì, perché me l'ho visto partire, poi meno male ho trovato un po' spazio tra i cavalli. E addirittura è andata da sola, dai, è andata bene. Veniva forte, quindi ci ho creduto. Bravo a Davide Cirocca per questo successo con la San Giuliano di Pat Delalger, in bocca al lupo. Grazie. Primiano Lorenzo e Beatrice Peralta. Come te dare la coppa? Cavalli agli ordini dello starter, partiti, 24esimo Omnium dell'Anglo-Arabo Memorial Dottor Lucio Grattani, sui 2600 metri scatta al comando Dracaris alla sgabbiata con Carmelino al suo interno, all'esterno del quale è Eroe de Bonorva, eroe che va ad affiancare Dracaris, i due in coppia a precedere il grigio Carmelino con Caracas Girl in quarta posizione, all'interno del quale è il Matador Carminedu. Cavalli ad affrontare la prima curva con Eroe de Bonorva al comando davanti a Dracaris, tira un po' il grigio Carmelino con Caracas Girl subito dietro e Baciami con all'esterno Epona Baia che si avvicina ai due di testa. Cavalli che fanno l'ingresso in retta per il primo passaggio davanti alle tribune con Epona Baia che forza per portarsi al comando a traguardo lontano, precedendo Eroe de Bonorva, Dracaris, Carmelino, Caracas Girl, El Matador, Carminedu, Efix e Baciami che chiude il gruppo quando i cavalli si preparano ad affrontare la seconda curva con El Matador che guida con due di vantaggio davanti a Dracaris e Pona Baia, Carmelino, la coppia e Baciami El Matador, Caracas Girl, Carminedu. Retta opposta dove Eroe mantiene il comando davanti a Dracaris, Carmelino e Pona Baia, aumenta il regime di giri Caracas Girl per riportarsi sui due fuggitivi in scia col cap verde e Baciami che ha all'interno El Matador. Intanto perde terreno e Pona Baia con i cavalli ad affrontare l'ultima curva con Eroe de Bonorva che conduce davanti a Dracaris che rimane in quota lasciando all'interno il grigio Carmelino, Caracas Girl, si avvicina anche Fix con El Matador a contatto, cavalli che fanno l'ingresso in retta, El Matador a condurre, El Matador allo steccato, Carmelino che aumenta all'esterno la progressione di Caracas Girl con Dracaris che rimane in quota, così come Efis al largo di tutti, passa Carmelino, Carmelino che si porta a condurre ai 200 conclusivi, Carmelino davanti a Eroe, Carmelino che viene a griffare l'Omnium precedendo Matador, El Matador che conclude in terza posizione
subito a ridosso di Eroe de Bonorva, ma è Carmelino la star delle Omnium 2024 con Andrea Deia, Sinsella a griffare questa edizione 2024 davanti a Eroe de Bonorva, il Matador e Caracas Girl che conclude al quarto posto. Andrea Deias, per il successo con Carmelino, come ha detto Ottore Budroni, è la star della categoria di quest'anno. Sì, dai, oggi cambiava solo la distanza, bastava solo metterlo tranquillo il primo giro, poi avete visto, quando l'ho spostato ha fatto i buchi in terra oggi. Sì, i buchi in terra, un bel cambio di marcia nei 300 finali, quando hai preso sotto tiro Eroe de Bonorva che aveva provato a fuggire via, lui invece ha proposto quello scatto che tanto l'ha fatto grande in questi anni. Sì, infatti, l'ho preso come punto di riferimento, vedevo che andava sempre bene, l'ho spottato addirittura e ho avuto la meglio. Complimenti Andrea. Grazie. Gianni Ruzzu, ben ritrovato per il successo di Carmelino, come ha detto Ottore Budroni, è la star di questa categoria. Dai, bene, è il suo momento, sta benissimo, in gran forma. Bene, dai, ce lo godiamo. Bissa per la seconda volta consecutiva all'Omnium, in mezzo il successo nel Gran Premio del Mediterraneo, insomma, grandi soddisfazioni questo cavallo. Sì, tante, tante, null'altro da aggiungere, molto soddisfatto, un gran cavallo. La domanda è la stessa, si può saltare il mare ora? Si toccherà saltare il mare, sì, ci tocca di diritto. E noi l'augurio che gli facciamo a Carmelino è quello di confrontarsi nuovamente con la miglior categoria italiana, visto che comunque in Sardegna ha battuto tutto e tutti e ora si merita giustamente la chance. Certo, dobbiamo provarci almeno, certo. Intanto complimenti per questa vittoria, Gianni, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Iniziando dalla nuova Carmelo che premierà il proprietario, il signor Antonio Giuseppe Emilia, con una taglia, la coperta e una bottiglia di Nadia Ondiachenta offerta dalla società. Ancora per il proprietario la targa offerta dalla famiglia Grattani, premiano Massimo e Lucio Grattani. Sempre al proprietario Antonio Giuseppe Emilia. Sarà la vincitrice del cavallo vincitore Carmelino, la signora Giulia Corrà, che riceve una bottiglia di magno bianchetta offerta dalla società Premetrio, premia l'onorevole Barbara Corrà. E alla tribuna del Fantino, Andrea Deias, la prima anche per una bottiglia di magno bianchetta offerta dalla società Premetrio Pescare. Andrea Deias, vincitore insieme a Carmelino della 24ª edizione dell'Omnium dell'anno. Giuseppe Emilia per la vittoria di Carmelino. Ogni volta c'è sempre grande emozione, soddisfazione, non si sa mai cosa dire. Oggi cosa dobbiamo dire? Bru, c'è poco da dire, c'è ben poco da dire, se non che non lo so quanti siano i cavalli, mi dirai tu, che nella carriera agonistica facciano tutti e tre Omnium, perché l'Omnium è riservato solo ai 4-5-6 anni. Questo era l'ultimo anno di Carmelino, li ha disputati tutti e tre, ne ha vinto due e uno ha preso la miglior piazza, quindi davvero penso che ci sia ben poco da dire. Senti, Tore Budroni in fase di cronaca sul finale ha detto Carmelino è la star della categoria isolata. Sì. Penso che non abbia detto la verità, non c'è da nascondersi, sempre con tanto di rispetto per gli altri, però davvero siamo davvero al top
della categoria isolana. Ora il salto verso il continente è obbligato. Sì, magari. Adesso andremo oltre mare, dai. Sì, se lo merita. Volevo ringraziare Bru e dedicare questa vittoria al mio paese Bortigali, a tutti i bortigalesi, dal primo all'ultimo, perché anche oggi sono mossi in massa per venire a vedere il cavallo che sta diventando davvero parte della comunità. Tutti che mi chiedono, si interessano, e questa è davvero una grandissima gioia, forse la più grande che io potessi ricevere dall'Ippica Sarda. Quando i paesani, gli amici sono concordi e festeggiano con te, condividono con te, è la cosa davvero più bella che potesse capitare. Sì, è un bellissimo aspetto che hai tratto dalla storia del Carmelino. Tutti i bortigalesi sono venuti a tifarti, insomma questa è davvero una cosa bella che racchiude tutto in un'unica parola, che è la passione per i cavalli che i sardi hanno. Complimenti per la vittoria di Carmelina, un grande bocca al lupo per quello che sarà il futuro. Grazie Bruno, e grazie sempre, un grazie immenso a te per tutto il lavoro che svolgi, che ci tieni informati a 360 gradi, grazie perché davvero è tanta roba. Cavalli agli ordini dello starter. Partiti, 49esimo criterium sardo Memorial Stefano Cherchi sui 1600 metri. Fa subito partenza Zulei, attaccata da Heart of America, che forza e si porta al comando prima della curva. Heart of America, Zuleia, Oliver Spirit ad imprimere ritmo alla gara. Questi primi che si presentano sulla piegata di sinistra con Heart of America e Gavino Sanna a graduare nei confronti di Oliver Spirit e Zuleia, i due della scuderia San Giuliano con Sabina dell'Alger, Giovetta, all'esterno del quale viaggia Kraken Gold, si avvicina a Dottoressa, Vicky Roman, Giovetta dell'Alger. In quest'ordine i cavalli si preparano al curvone che immette in retta, dove Oliver Spirit in coppia con Heart of America a guidare il drappello con Sabina dell'Alger, che prova ad avvicinare i due di testa. A contatto rimane Zuleia, Seduttoressa, Kraken Gold. Cavalli che si presentano in retta, dove passa Oliver Spirit attaccato all'esterno da Sabina dell'Alger, con all'esterno la progressione di Seduttoressa e Giovetta dell'Alger. Intanto resiste, attaccato allo steccato, Oliver Spirit a grifare questa 49esima edizione del Criterium Sardo, con Andrea Fele in sella che non si lascia scappare l'occasione. Dopo aver tentato la fuga, porta a casa questa prestigiosa vittoria, precedendo Sabina dell'Alger, che ha provato in tutte le maniere ma finisce a una incollatura abbondante, probabilmente anche mezza lunghezza, per griffare questa 49esima edizione del Criterium Sardo per i colori della scuderia Ottana Galoppo ASD, e proprio con Andrea Fele al training del signor Antonio Cotu. Massimo Marcialis per il team Cotus, si ritorna a vincere il Criterium Sardo, una cosa che insomma è sempre un obiettivo per voi, perché presentate sempre tanti puledri. Oggi bene Oliver Spirit, tra l'altro doppio Criterium per lui dopo quello turritano. Sì, rientrava da quella corsa di Sassari, del Criterium turritano, molto bene. È un cavallo che la mattina non è che ti fa vedere tanto, è un sornione, c'è un bel carattere, però ha dimostrato di essere un buon cavallo. Sì, l'aveva dimostrato a Sassari, oggi si conferma, non correva da allora. Sì, c'è ragione, bene, siamo molto contenti, dai. Un bel successo anche nel ricordo di Stefano, che era legato anche alla vostra scuderia. Quello, dai. Bene, speriamo di continuare
che ci sia anche il Memorial il prossimo anno e di continuare a vincere. Ok, complimenti Massimo. Grazie. Sempre la famiglia Kierkegaard cambia all'allenatore Tomino Conti, trainer del cavallo Vigiliano e del Stile. Eravanti Infantino che ha condotto la vittoria Oliver Spirito, Andrea Fele, premiato con una bottiglia di mani in barriera, offerta dalla scuola come professore e di battaglia offerta dalla famiglia Kierkegaard. E ora sarà il dottor Alessandro Becu a consegnare la taglia di corpo offerta dalla società Prometeo SRL alla famiglia Kierkegaard e ricorda il caro Stefanino. Andrea Fele, il vincitore del Criterium Sarda, la 49esima edizione in memoria di Stefano Kierkegaard. Partire subito con un ricordo per Stefano, che era un tuo collega, uno di noi. Assolutamente sì, un amico e oltre che un collega, e ci tenevo tantissimo a vincerlo e sono veramente contento di averlo vinto. Il tuo primo Criterium Sarda te lo porta in dote Oliver Spirit, un cavallo eccezionale, ha vinto a Sassari, rientrava e replica il Criterium. Sì, assolutamente, da parte del team c'era tanta attesa che potesse correre bene anche nonostante il rientro e Tonino ha avuto ragione, bellissimo cavallo. Può venire avanti anche con i metri? Anche secondo me qualche metro in più lo gradisce e verrà avanti tantissimo. Complimenti Andrea per l'interpretazione, per aver vinto questa corsa importante per noi, per i sardi, perché è la corsa più importante per la categoria più giovane dei puro sangue, bravo. Grazie mille. Dottor Alessandro Becu e il sindaco di Ozieri, dottor Marco Peralta, quindi boato romano per i colori della scuderia Clodia, al training del signor Massimiliano Narduzzi con Stefano Saiu in sella col numero 2 Facibellu, Alessandro Fiori per i colori della scuderia del signor Gianfranco Boi, al training della signora Giulia Corrà col numero 3 Facoltosa del Bonorva, Davide Virgilio per i colori della scuderia Gasparo Alberto, al training del signor Mario Migheli col numero 5 Fantastic Day, Andrea Deias per i colori della scuderia Milia Antonio Giuseppe, al training della signora Giulia Corrà col numero 6 Farfalla Bianca, Manuel Porco in sella per i colori della scuderia Tocco Pin, al training del signor Franco Fada col numero 7 Fatal Force, Ivan Herreras per i colori della scuderia del signor Gino Piazza, al training del signor Mario Migheli col numero 8 Federico Mio, Sandro Gessa per i colori della scuderia Antonio Giuseppe Nugues, al training del signor Pasquale Canu col numero 9 Ferrovia, Andrea Fele per i colori della scuderia del signor Pietro De Nanni, al training del signor Francesco Brocca col numero 10 Fiorita De Bonorva, Giovanni Angius per i colori della scuderia del signor Gianmario Carboni, al treno del signor Mario Marras col numero 11 Flesci, Davide Cirocca per i colori del signor Pala Giuseppino, al training del signor Luigi Godani col numero 12 Flavia, Nino Murru per i colori della San Giuliano, al training del signor Leonardo Chessa col numero 13 Fox Moon, Mattia Manca per i colori della signora Claudia Cosseddu, al training del signor Roberto Godani col numero 14 Fruits of Love, Michael Arras per i colori della scuderia del signor Giuseppe Multinu, al training del signor Antonio Cottu col numero 15 Full Power, Gianluca Fresu per i colori del signor Giuseppe Multinu, al training del signor Antonio Cottu, e chiude con il numero 16 il campo dei partenti Minerva da Clodia, Gavino Sanna in sella per i colori della scuderia Clodia, al treni del signor Massimiliano Narduzzi. Cavalli agli ordini dello starter. Partiti, 67esima edizione del Gran Premio Sardo, riservato agli anglo-arabi di 3 anni, qualificati a fondo inglese. Flavia scatta al comando, rilevata da Flesci. Flesci che si porta a condurre davanti a Flavia, avendo a contatto Fatal Force, la giubba gialla e rossa di Federico Mio, Facibellu
Intanto prova la fuga fin dalla sgabbiata Flesci, che ha guadagnato nei confronti di Flavia, che al suo inseguimento in seconda posizione vicino Fatal Force, Federico Mio, Facibello, Ferrovia, gruppo compatto all'inseguimento del Battistrada Flesci, che ha una decina di lunghezze di vantaggio quando i cavalli sono al primo passaggio davanti alle tribune, mentre aumenta il regime di giri Boato Romano, che risale in seconda posizione con Flavia a marcarlo da vicino, Fatal Force che rimane a contatto, all'esterno anche Full Power, Fox Moon che al suo esterno, Facibello, Ferrovia. Questi primi 7-8 con i cavalli in fila indiana ad affrontare i 1000 metri conclusivi, dove continua la marcia al comando di Flesci, che ha imposto ritmo alla gara, ma si avvicina a Boato Romano, così come Flavia, all'esterno Full Power che attacca per portarsi ai fianchi dei due di testa, con Boato Romano che non intende cedere il comando. Aumentando il regime di giri, i tre si presentano in diagonale alla curva conclusiva, dove iniziano a staccare Boato Romano e Full Power che lo affianca al suo esterno, Flavia che si tiene a contatto, Fatal Force, cavalli che ormai sono prossimi all'ingresso in retta, dove Boato Romano mantiene il comando, all'esterno del quale rimane in controllo Full Power. Full Power che attacca la sua esterno, ci prova Flavia a precipitarsi sui due, quindi duello a tre per i 200 metri conclusivi, dove si prospetta anche Minerva Raclodi all'esterno di tutti e piomba anche Fantastic Day, scappa via Boato Romano, Boato Romano, ed è doppietta per la scuderia Narduzzi, che piazza ai primi due posti Boato Romano, Minerva da Claudia, con Fantastic Day che conclude in terza posizione. Quindi 1-16-5, questo il riscontro numerico dei primi tre, con Boato Romano che è arroccato allo steccato con Stefano Saiu, è stato praticamente impeccabile ed irraggiungibile, dove solo la compagna di scuderia Minerva è riuscita a provare ad avvicinarlo, tardivo anche il recupero di Fantastic Lady, che comunque conquista un buon terzo posto, ma è la scuderia Claudia che trionfa in questa 67esima edizione del Gran Premio, piazzando ai primi due posti i suoi due portacolori Boato Romano e Minerva da Claudia. Stefano Saiu, insomma, per la prima volta vinci il Gran Premio Sardo dopo aver vinto il derby italiano con Leno di Trecento, è una bella soddisfazione. Sì, dai, una bella soddisfazione. Quando torni a casa e vinci è sempre, sempre bello. Senti, Boato Romano aveva fatto vedere grandi cose nelle prove continentali, è terzo nel derby italiano, forse un po' sacrificato sul percorso, oggi invece ti sei messo subito sui primi e poi la corsa te l'hai gestita ai 1000 metri conclusivi. Sì, diciamo che oggi ho fatto una scelta un po' diversa. Oggi mi è partito piano come parte sempre lui, però questa volta ho sfondato nella parte dell'arrivo e mi sono fatto subito sotto e è venuta un'altra cosa, dai. Sei staccato bene? Sì, sì, c'ho ancora tanto sotto, un bel cavallo. Complimenti Stefano. A voi. Simone Ficalbi, uno dei proprietari di Boato Romano, una grande soddisfazione, una trasferta vittoriosa ad Anguillara per Chirivani. Insomma, Boato Romano si legge come uno forse dei prospetti più interessanti dei fondi inglesi dei tre anni. È un grandissimo cavallo, all'inizio abbiamo avuto un po' di difficoltà soprattutto nelle distanze più corte, siamo molto contenti che abbiamo trovato la distanza sopra 2000 metri, e è un grande cavallo. Stefano è stato eccezionale e speriamo sia una di tante vittorie future. Senti, un cavallo quindi che aspettavate sulla distanza, visto che comunque lui aveva dimostrato di gradire qualche metro in più anche nell'ultima prova a Firenze, era terzo venendo bene in fondo, forse aveva bisogno più,
forse di quei 400 metri in più. Esatto, Chilivani per noi è stata una corsa molto aspettata, perché appunto la prima volta faceva 2400 metri e ora è riuscito a esprimere tutta la sua potenza e siamo tutti quanti veramente molto molto contenti. Un ringraziamento a Massimiliano Narduzzi, che è grandissimo veramente allenatore e ha preparato il cavallo in maniera eccezionale. E complimenti ovviamente a tutto il team, a Massimiliano Narduzzi che è l'allenatore, che è neanche l'allevatore, immagino, a voi che siete i proprietari, bravi e complimenti. Grazie, grazie mille. Alla scuderia Claudia, vincitrice della 67esima edizione del Gran Premio Sardo con il cavallo Beato Romano. Procediamo con la targa, la copertina della bottiglia Magnum di Argenta offerta dalla società Promete SRL al proprietario Scuderia Claudia, consegna il premio il dottor Alessandro Bello. Il stesso amministratore consegna al fantino Stefano Saiu, trionfatore su Beato Romano, la bottiglia di Magnum di Argenta offerta dalla società Promete SRL. Passiamo al premio all'allevatore, a cui va la terra offerta dalla famiglia Secchi, in memoria dell'allevatore Vittorio Secchi, premiano la signora Maria Antonietta Secchi, Caterina Nozzetta Secchi e il proprietario di Nicola Sala. Il premio va al centro del Pino Marcata SRL, allevatore di Prato Romano. Cavalli agli ordini dello starter. Partiti. Dopo i primi metri di gara, Land of Giant con Katak allo steccato, a precedere Scatola Chiusa e Universo e Marmo. I quattro affrontano la prima curva che immette in retta con Katak, Land of Giant, Scatola Chiusa e Universo e Marmo, quattro vicini a fare l'ingresso in retta per il primo passaggio davanti alle tribune, racchiusi in un paio di lunghezze con Katak allo steccato, Land of Giant al suo esterno, Scatola Chiusa, mentre si riavvicina all'interno anche Universo e Marmo. Due lunghezze fra i quattro che affrontano la seconda curva di sinistra con Katak che mantiene il comando, subito dietro Land of Giant, rimangono comunque a contatto Universo e Marmo e Scatola Chiusa. Ingresso in retta opposta con posizioni immutate, sempre Katak che conduce e ora aumenta un pochino Land of Giant per provare a portarsi al comando. I due comunque rimangono in coppia, respinti momentaneamente gli attacchi da parte di Katak che lascia al suo esterno Land of Giant, ancora più a largo si avvicina Scatola Chiusa e Universo e Marmo. Inizi della piegata conclusiva con Land of Giant che intensifica l'azione, non molla, Katak al suo interno, Scatola Chiusa e Universo e Marmo. Cavalli in retta dove è passato Land of Giant, prova il ritorno all'interno, Katak all'esterno e Scatola Chiusa che ci prova con Universo e Marmo sempre in quarta posizione, allunga Land of Giant, ci prova dall'esterno ancora Scatola Chiusa ma Katak respinge gli attacchi e quindi Land of Giant a precedere Katak, Scatola Chiusa e Universo e Marmo. We'll be right back.
Andrea Fele, doppio di giornata con Land of Giant, insomma veniva da un terzo posto bellissimo nella regione sarda, oggi su quello stand lì con i chili su distanza congeniale ha trovato la vittoria. Abbastanza chiara oggi, era da aspettarselo, dai, ha corso tutte e due i gran premi, quindi oggi si stava grosso. Era un calcio di rigore, dai. Assolutamente sì. I rigori vogliono segnati, però quindi tu sei stato bravo a fare cose su cut-tack, poi insomma in retta hai trovato lo sprint giusto per portarla. Sì, ho trovato un buon treno di corsa, la corsa mi è venuta perfetta come volevo. Complimenti Andrea per questa doppia vittoria, ci salutiamo così qui a Chirivani con te, bravo. Grazie mille, grazie a tutti. Francesco Brocca, il training di Land of Giant che trova la prima affermazione stagionale, ma insomma ci va girata attorno parecchio correndo con profitto, soprattutto nella regione sarda dove ha colto un buon terzo posto, come ha detto Andrea, su quel riferimento lì oggi ovviamente ci si aspettava tanto da lei. Sì, poverino, è vecchio però c'ha il cuore più grande di lui, sempre bene dai. Senti, Land of Giant comunque ha corso con onore, sempre in prima categoria, il Nino Costa può essere un obiettivo visto che comunque è la corsa, è la prossima cosa importante che ha questa categoria. Vediamo, ci proviamo. Complimenti a Francesco Brocca per questa vittoria. Grazie. In bocca al lupo per il futuro. Grazie. Trofeo offerto dalla famiglia Zamparello, proprietario del cavallo vincitore Giovanni Zilla. Premio alla signora Brina Puntino. Con tutto il team, una buona parte della proprietà di Land of Giant, insomma, ribatta la vittoria meritata, visto che comunque ha corso bene in Regione Sarda, ha corso bene in precedenza, alla fine anche la sua firma è arrivata questa. Sì, dai, grazie a Dio, ci dà sempre le nostre soddisfazioni. È un cavallo, noi diciamo, quanto allarga la cassa toracica è il cuore. Cioè, dire diversamente sarebbe sputtare dove ci divertiamo. È un cavallo che non gli dobbiamo chiedere niente perché gli abbiamo fatto fare mille guerre, ha sempre risposto e quest'anno a 8 anni sembra che sia un puledro. Fa 2003-2004 non li ha mai fatti, mai, quindi neanche quando era al top della condizione, quindi siamo senza parole, la verità. L'ha detta Francesco, è un puledrino, Land of Giant, ha trovato i motivi migliori oggi per vincere, ci stava per Paolo. Certo, ci credevamo e non ci sono più parole per questo cavallo, Bru. Complimenti. Lo sa, li hai vissuti anche tu con noi. Sì, ormai è 5 anni che andiamo avanti. Che ce lo godiamo. Andiamo avanti con Land of Giant, a furia di interviste, di vittorie, insomma un grande cavallo, sicuramente un grande puro sangue, uno dei tanti che sono passati nel nostro galoppo. Bravi a tutto il team della scuderia Zidda, in bocca al lupo per il futuro. Grazie, ringraziamo tutti. Si è conclusa anche la 5ª giornata della riunione estiva, l'ultima ufficialmente della riunione intensa, quella che abbiamo vissuto qua in questo 2024 a Chirivani. È stata un'annata con grandi eventi, grandi imprese, grandi cavalli, e oggi c'erano gli ultimi verdetti. Il primo per importanza era sicuramente il Gran Premio Sardo, che ha visto protagonista la scuderia Da Clodia e il suo allenatore Massimiliano Narduzzi e il suo allevamento, perché Boato Romano e Minerva Da Clodia sono il primo e il secondo della 67esima edizione del Gran Premio Sardo. Una corsa impeccabile da parte di Boato Romano, che aveva in sella Stefano Saiu, questo figlio di Bossardo. Bossardo era terzo nel derby qua in Sardegna nel 2019, la sua prima annata stalloniera, trova subito la vittoria in un Gran Premio, quindi complimenti a Massimiliano Narduzzi, a tutto il suo team per questa vittoria del Gran Premio Sardo. Al secondo posto è arrivata Minerva Da Clodia, una figlia di Black Mambasio per Frac di Montalvo, quindi in queste linee di sangue continentali di Narduzzi c'è anche un po' di Sardegna. Bosardo, ricordiamo, figlio di Quatrin da Cadonale, la linea di Saracena, insomma una linea che è partita qua in Sardegna, che lui poi con questo cavallo e con anche le sorelle ha sviluppato delle fattrici che appunto sta raccogliendo i frutti ora. Al terzo posto la prima dei sardi, Fantastic Day, la figlia di Physique della scuderia Milia, corre con onore e coglie comunque il terzo compenso davanti a un generoso Full Power che ha provato ad attaccare Boato Romano ai 1000 metri conclusivi. Alla fine forse paga l'inesperienza, perché era la sua seconda corsa in carriera, forse paga anche
lo sforzo di stare appresso a un cavallo esperto come è forte, come Boato Romano, però chiudendo al quarto posto, quinta Flavia Latesa, che insomma forse anche per lei la distanza era un po' troppo impegnativa, comunque è stata protagonista nel finale. L'altra corsa importante era la 49esima edizione del Criterium Sardo, non correva dal vittorioso Criterium Turritano di quest'estate Oliver Spirit e ha trovato la vittoria quasi a rientro, si può dire, il portacolori della scuderia SD Ottana Galoppo con in sella Andrea Fele per il training di Antonio Cottu, un team che si conferma nel puro sangue tra i migliori, visto che ha vinto le tre corse più importanti riservate alla categoria dei due anni. Quindi Oliver Spirit ha vinto con Andrea Fela, battendo una coraggiosa Sabina dell'Alghero, che ha provato nel finale a impensierire il puro sangue della SD Ottana Galoppo. Comunque corso bene anche lei, era la seconda corsa in carriera, la figlia di Circus Maximo, e si accontenta del secondo posto, che comunque vale tanto. Al terzo ha chiuso Zuleia su Sardutoressa, altre due cavalle che hanno fatto bene tutta la stagione e che hanno confermato appunto il loro miglior standard. Nell'altra corsa era atteso la 24esima edizione dell'Omnium del puro sangue, ancora Carmelino come lo scorso anno a vincere questa corsa, grandissima prova del grigio di Giuseppe Emilia di Bortigale al training della coppia a Corrà e Gianni Ruzzo che lo prepara la mattina, davvero tanti complimenti anche all'interprete Andrea Deglias per aver vinto una corsa tattica. Eroe del Bonorva ha fatto tutto bene fino al paletto dei 200 quando poi si è vista al suo esterno la sagoma di Carmelino che ha vinto da cavallo favorito. Terzo posto per il Matador, al quarto ha chiuso Caracas Girl. Nelle altre prove si era aperto il convegno con il successo di CNC Breaker con Daniele Zucca in sella, bissando il successo della scorsa settimana. Il portacolore della scuderia di Bastianino Secchi vince con un bel piglio e quindi un cavallo che potremmo rivedere anche nella categoria Fantini. CNC Breaker si è imposto davanti a Estoril, che era il top weight, ha corso bene anche Estoril, che comunque gradisce qualche metro in più. Al terzo posto ha chiuso One Smart Cookie, al quarto Neve Rending Story. Nelle altre prove, vittoria per Patti dell'Alghero, che all'ultimo tuffo c'entra l'importante prova anche questa per i tre anni, un 10.000 euro di montepremi, la portacolore della scuderia San Giuliano, il training di Leonardo Chiesa con in sella il bravo Davide Cirocca, battezza sul palo la new entry Nora che se l'aveva fatta tutta davanti, ha perso davvero per pochi centimetri, comunque bene anche Nora per la sua nuova proprietà. Per il terzo e quarto posto lo stesso è stato il photo finish a separare Barno da Sopra Brenta, anche loro appaiati sul palo, quindi l'ordine d'arrivo ufficiale è stato composto da Patti dell'Alghero, al secondo posto Nora, al terzo Barno, al quarto Sopra Brenta. In chiusura c'è stata la vittoria di Land of Giant, che veniva dal terzo posto nella regione sarda, il figlio di Dylan Thomas della scuderia di Giovanni Zida, allenato da Francesco Brocca, e con in sella Andrea Ferre che conquista il doppio di giornata, quindi doppia vittoria per il Fantino di Oliena. Era un calcio di rigore per Land of Giant, non l'ha sbagliato, vincendo con autorità davanti a Katak, che ha provato a farsela in testa, cedendo nel finale all'8 anni della scuderia Zidda. Bene così, quindi si chiude con la vittoria di Land of Giant la stagione qua di Vanni, ripetendo che forse non è l'ultima, se dovessero spostare queste corse destinate a Villa Cidro, insomma c'è questa situazione che comunque tarda a svilupparsi, noi siamo in attesa degli eventi. Altro non vi sappiamo dire, quindi ufficialmente vi diamo appuntamento a Chirivani per il 2025. Staremo a vedere, vi ringrazio tutti per il seguito che avete dato a questa trasmissione. Buone corse a tutti.